Partiamo quindi dall'interpretazione microscopica della pressione. Per avere chiare le ipotesi di lavoro, partiamo considerando un numero n di molecole, tutte uguali tra loro e di dimensioni infinitesime, che avranno la possibilità di muoversi all'interno di un volume cubico, quindi un cubo di lato L, quindi avente un volume pari a L al cubo. Ciò di cui andremo a occuparci sono gli urti che queste molecole andranno a compiere contro le pareti del recipiente. Ultima ipotesi riferita a questa figura è la presenza di un sistema di riferimento tridimensionale XYZ, la cui origine viene posta in corrispondenza di uno degli spigoli del volume cubico. Andremo adesso a ragionare sugli urti che queste particelle possono avere contro le pareti del recipiente all'interno del quale hanno la possibilità di muoversi, e partiremo dalla trattazione di un urto obliquo, che è, diciamo, l'urto più generico che possiamo analizzare in un caso bidimensionale, come quello che vi viene proposto da questo secondo disegno. Qua avete, quindi consideriamo la quantità di moto della particella prima dell'urto, possiamo scomporla secondo due componenti, una, diciamo, parallela alla parete del recipiente PZ e una adesso perpendicolare PY. Quindi abbiamo una quantità di moto iniziale che possiamo esprimere scomponendola in PY e PZ, e abbiamo poi una quantità di moto della molecola successiva all'urto che possiamo considerare essere la quantità di moto finale pari a P' y sommato vettorialmente con P' z. Andando a considerare la variazione di quantità di moto, perché è quella che ci interessa ai fini del nostro calcolo, quindi P finale meno iniziale della particella, possiamo andare a riscrivere le componenti che abbiamo evidenziato sopra, e dunque P' y più PZ' meno Y più PZ. E adesso chiaro, andando a effettuare una sostituzione, il perché siamo andati a scomporre secondo le componenti i due vettori. Possiamo infatti osservare che la componente lungo la direzione Z della quantità di moto prima e dopo l'urto risulta essere la stessa. Quindi possiamo andare a sostituire il P' z con il PZ che avevamo inizialmente. E possiamo poi osservare che la componente della quantità di moto lungo la direzione Y, quindi perpendicolare alla parete del recipiente, dopo l'urto è in modulo pari, diciamo, alla componente che avevamo prima dell'urto, ma avente verso opposto, quindi possiamo considerarla essere pari a meno PY iniziale. Quindi con le opportune sostituzioni possiamo andare a riscrivere al posto di P'Y, considerare una componente avente segno opposto ma stesso modulo rispetto alla PY iniziale.
Allora, qua andiamo a sommare. Una pizzetta primo che, come abbiamo visto, è identica alla componente lungo l'asse z iniziale, e quindi riscrivere le componenti della quantità di moto prima dell'urto. A questo punto possiamo raggruppare all'interno delle stesse parentesi le componenti che riguardano la direzione y e componenti che riguardano la direzione z della nostra particella. E quindi andremo a considerare la py derivante, da questa posizione, e poi abbiamo un segno di sottrazione e andremo a prendere questa seconda py e considerarla qua sotto. E poi avremo un più pz ricavato da questa posizione, alla quale andremo a sottrarre la seconda componente verticale, pz. Osservate che queste due componenti sono identiche e quindi possono essere semplificate, e otteniamo complessivamente una variazione di quantità di moto pari a meno 2 py. Py, ricordatevi, è la componente della quantità di moto perpendicolare alla parete del recipiente. Possiamo quindi arrivare ad affermare che l'effetto di un urto obliquo per quanto riguarda, diciamo, la variazione di quantità di moto, quindi l'effetto di un urto obliquo è praticamente indistinguibile rispetto all'effetto che avrebbe un urto che si sviluppa in maniera perpendicolare rispetto alla parete del recipiente. Perché ci siamo occupati dell'andare a determinare la variazione della quantità di moto? Perché ciò che ci interessa alla fine, per poter ricavare la pressione dal punto di vista microscopico, è una forza media esercitata dalle particelle ed agente sulla parete del recipiente che ci interessa. Ora, quantità di moto e forza media sono collegate attraverso il teorema dell'impulso, che riprenderemo fra breve, e potete poi facilmente immaginare che, una volta ottenuta la forza media e dividendola per l'area sulla quale questa forza agisce, siamo in grado di ottenere la pressione. Aggiungo qua l'unità di misura per non confonderla con la quantità di moto, espressa attraverso grandezze microscopiche, che è appunto, diciamo, lo scopo che ci prefiggiamo di ottenere in questa lezione. Per poter però calcolare, diciamo, la forza media che agisce sulle pareti del nostro recipiente, dobbiamo porre altre ulteriori tre ipotesi. La prima riguarda la direzione degli urti. Considereremo tutte le interazioni tra molecole e pareti del recipiente come perpendicolari. Quindi considereremo moti delle particelle esclusivamente lungo le direzioni px, py e pz del nostro sistema di riferimento, avendo osservato in precedenza che l'effetto di urti obliqui è indistinguibile dall'effetto di urti perpendicolari alle pareti. Quindi, prima ipotesi, questa è la direzione di moto delle particelle.
La seconda ipotesi riguarda invece il moto disordinato di queste particelle. Quindi abbiamo detto che esse hanno la possibilità di muoversi in maniera disordinata e non interagente tra loro, e possiamo quindi considerare come equivalente ciascuna delle tre direzioni x, y e z lungo le quali il moto si può sviluppare. È quindi possibile assumere che il numero n di particelle sia equamente distribuito secondo le tre possibili direzioni di moto e che quindi un n terzi delle particelle si muova lungo la direzione x, che un altro terzo delle particelle contenute nel nostro recipiente si muova lungo la direzione y e che il terzo restante si muova lungo la direzione z. La terza ipotesi semplificativa sulla quale ci basiamo è che tutte le molecole, tutte le n molecole presenti nel nostro sistema abbiano la stessa velocità e quindi si muovono tutte con la stessa velocità v, che in realtà è la velocità media, che altro non è che la media di tutte le velocità reali effettivamente possedute dalle nostre molecole.